Una manifestazione pacifica questa mattina a Roseto degli Abruzzi, nella zona sud, vicino a dove si dovrebbe realizzare il centro di raccolta, appunto per manifestare con parere negativo, in senso negativo, ancora una volta che il centro di raccolta non si dovrebbe fare in questa zona, ovvero nella zona della cittadella dello sport. Esatto. Noi non siamo ecco, qui a dimostrare che tanti rosetani non la vogliono il centro raccolta rifiuti in questa zona, lo vogliono, ne hanno bisogno, ma all'autoporto. La zona c'è, non capiamo perché. Cioè, qui ormai è sviluppato diversamente, ci siamo detti e ridetti tantissime cose, ecco il traffico pure questa mattina, magari si vede anche la difficoltà della zona. Ma loro vanno avanti, infatti ho visto che sono iniziati già i lavori e quindi ci stanno. Ecco, tra l'altro i lavori che sono iniziati pochi giorni fa. Sì, sono iniziati pochi giorni fa e aspettando ancora il ricorso al TAR, che il TAR non si è espresso, quindi è vero che non ci ha concesso la sospensiva, ma è vero anche che il TAR non si è espresso nel merito, quindi non si capisce, perché sono sicuri forse probabilmente anche del risultato del TAR, non lo so. Comunque, in qualsiasi sarà il risultato del TAR, il problema è il luogo. Noi non mettiamo in dubbio la bontà del centro e l'utilità che è fatto in un certo modo. Noi mettiamo in dubbio la zona. Anche le associazioni ambientaliste di Roseto, le guide del Borsacchio precisamente, sono contrarie appunto alla realizzazione e alla continuazione dei lavori nel centro di raccolta qui nella zona sud di Roseto. Sì, oggi sono nella doppia veste di guida del Borsacchio e di WWF, che nel corso di questa campagna per cercare di fermare in questa localizzazione, perché nessuno è contrario a un centro di raccolta e riuso che comunque fa parte di una catena di ciclo virtuoso dei rifiuti, ma non in una zona che secondo il piano regolatore e comunque la pianificazione era prevista come la cosiddetta cittadella dello sport. Quindi non c'è nessuno ostracismo o volontà di bloccare qualcosa che può essere anche utile. È stato chiesto nel corso del tempo da parte del comitato e di tutte le persone interessate di spostare questo centro, purtroppo non è stato accolto e ovviamente siamo qui per solidarizzare con le persone, i comitati che si battono per motivi ambientali e noi ovviamente non ci possiamo tirare indietro.